Ciao a tutti, allora vi mostro questa costruzione. Per chi non ha seguito la discussione, si tratta del rifacimento del set 6279 del 95, l'isola del Teschio nei cataloghi italiani. E, insomma, ho provato a modernizzarla con i pezzi nuovi che abbiamo a disposizione, sono veramente tanti. Allora, iniziamo subito. Faccio fare un giro del set. Come vedete, ho mantenuto quelli che erano gli elementi distintivi del vecchio set, ovvero la facciata col teschio scolpito, comunque così presente nella roccia. Poi questo porticciolo che appunto collega la parte, in questo caso, delle scale. Sul set originale erano invece una scaletta verticale con il piano superiore e la gru, eccola qui, girevole. Rispetto poi al set originario, ho ricavato nel primo piano appunto la casa del capitano Barbarossa. Allora, vi faccio subito vedere gli interni. Partiamo dall'alto. Ovviamente il set, dimenticavo, è scomponibile sia per livelli, quindi come accade nei modulari, e sia può essere aperto in maniera trasversale in due metà perfette, come invece era una metodica di apertura dei set molto utilizzata, peculiare degli anni 80, è stata ripresa anche ultimamente. Mi viene in mente La casa infestata, La caserma dei Ghostbusters. Allora, inizio da sopra. Vi apro il tetto, eccolo qua, e questa insomma è la casupola, diciamo così, per i due pirati che aiutano, insomma, stanno qui insieme a Barbarossa. Dico due perché c'è un letto a castello a due posti, quindi evidentemente abitabile da due pirati. Poi all'interno ho messo altro mobilio, tra cui, non lo so, questo mobile, insomma, altre cose d'arredamento. Adesso andiamo all'interno della casa e qui vi vorrei far vedere, insomma, come si apre con, insomma, relativa facilità. Togliamo qui la prima metà, quest'altra, ecco l'interno della casa. Praticamente la metà principale occupata dal salone, chiamiamolo così, insomma, sala pranzo, insomma, per fare quello che più aggrada al capitano. Ha voluto mettere l'organo, un busto. Qui fortunatamente la Lego aveva messo in commercio questo cappello tricorno color tan, che mi ha permesso appunto di utilizzarlo come cappello del busto, quindi diventa praticamente fa parte anch'esso della statua, bene come colore. Poi c'è la cucina e la camera da letto, insomma, c'è il letto, il mobile, un piccolo tavolino dove il capitano, insomma, scrive. Poi vi volevo far vedere, questa era una colonna portante nell'idea iniziale che serviva a alleggerire, insomma, il peso nel mezzo del piano superiore. In realtà il piano superiore, come tutti i piani, è solidissimo perché è fatto da tre strati di plates, quindi è solido, non c'è bisogno di alcun supporto nel piano inferiore. Ve la levo un attimo, si leva facilmente, perché vi faccio vedere che qui c'è il bagno. E la porta, oh, qui si è un attimo, ecco, sarà un attimo staccata. Si apre con facilità, si riapre anche rimettendo in mezzo la colonna, non l'ostacola. E poi volevo far vedere questo, che è il primo elemento giocabile che ho pensato per questa costruzione, che in realtà riprende un elemento, come dire, una
una situazione di gioco già presente nel set originale, e cioè sotto a questo mobile, dove appunto ci sono gli alcolici, le bottiglie, vedete qui c'è un piede asimmetrico, perché in realtà questo piede affossa qui, in questa che in realtà è una botola. È una botola che attraverso questa catena può essere aperta e permette di scendere al piano inferiore, cioè alla grotta. Avevo pensato inizialmente di mettere un mattoncino tipo a quelli pomello, insomma, che servono che possono essere presi con le dita per tirare sulla botola, però non ci riuscivo perché era troppo attaccato al muro, allora ho optato per la catena. Bene, scenderei direttamente nella grotta, la facciamo corta. Anche qui si può togliere, io lo tolgo tutto insieme, poi a sua volta, come vedete, anch'esso è divisibile. E questa è la grotta. Allora, come vi ho detto prima, si scende dal piano superiore attraverso questa scaletta. L'idea è che il capitano, per sfuggire in maniera frettolosa e non facendosi vedere all'esterno, scende dalla grotta, poi attraverso questa passerella va qui che sembra insomma una roccia senza alcuna valenza né strutturale né estetica, in realtà si apre con relativa facilità. Sono nascosti i tesori, quindi va qui, rimettiamola anche, prendi i tesori, prende la barca, la porta su quest'altro lato e, ultimo elemento giocabile, qui dietro. Qui dietro, nella parte retrostante della costruzione, anche della grotta, c'è un passaggio, eccolo qui, che si apre bene, benissimo, che permette la fuga dal retro, quindi col favore, insomma, così, insomma, ci riesce senza farsi vedere. Ecco. E niente, penso non ci sia null'altro da far vedere. Vorrei ringraziare particolarmente la Lego per l'introduzione di questo animale tropicale che io adoro, il tucano, neanche a farlo apposta. L'ho subito sostituito al pappagallo d'ordinanza in cima alla palma. Un saluto, ciao.